Abito corto imbroccato matalassé oro profilato in satin marrone per Melanie Moir, modella canadese protagonista dell'ultimo spot di una nota casa di gioielli. È un modello dello stilista potentino Michele Miglionico, una firma dell'alta moda italiana con salde radici lucane e con il cuore ancora nella sua terra. Sono partito da Potenza con una valigia piena di sogni e io penso che quella sia la materia prima che dovremmo noi creatori di moda dovremmo comunque avere, diciamo il sogno che poi si trasforma in passione. La mia passione è stata molto forte e ha vinto tutte le avversità che la mia terra in qualche modo ti mette di fronte. Sono partito ormai da tantissimo tempo, ho vinto in qualche modo la mia scommessa con grande tenacia, che è una delle caratteristiche anche lucane. Michele Miglionico è partito da questo piccolo atelier in via Pretoria, nel cuore della città. Gli bastava un drappo per vedere chiaramente una nuova creazione. Erano gli anni 90, spalle ben definite, linee morbide e il sogno di arrivare lontano. Sono intuizioni, o meglio ancora sogni che diventano intuizioni, poi diventano forma e poi diventano abiti. Sono arrivato a Roma, ho presentato la mia prima collezione che era dedicata alle donne che in quell'anno entravano nell'arma dei carabinieri, e da lì pian piano è partita un po' la mia avventura legata all'alta moda. La prima sfilata nel 2000 a Palazzo Barberini sulla stessa passerella di Capucci. Ma sono felice, finalmente il sogno è diventato realtà. Due anni dopo la partenza definitiva per Roma, con il primo atelier nella capitale, all'inaugurazione tanti volti noti e il giudizio competente di Luisella Fontana. È una creatura, diciamo, di Sarli, per cui di qualità ne ha tantissime. Solo il fatto di essere innamorato dei tagli di Sarli, dei materiali, della lavorazione, della tecnica, significa che è uno bravo, decisamente bravo. Non c'è più un'ispirazione a un modello o a un altro, anche perché in un certo senso sono cresciuto e quindi in un certo senso forse sono diventato anch'io un modello di riferimento. In realtà dove mi colloco e cosa a me piace pensare è un'esposizione di un lusso ben preciso, che non è un lusso materiale. Penso più a un lusso intimo. Nel suo stile rimangono tre punti fermi: il lusso, la portabilità e un colore. Il rosso, perché per me il colore è primario, è vita, è passione, è sangue, è morte, è tutto. Sono passati già 10 anni, sono i miei primi 10 anni di alta moda, e ho pensato che poteva essere carina l'idea di far vedere 10 abiti rappresentativi dei miei 10 anni appena passati, con la caratteristica del colore, il rosso, che è un colore che ormai mi contraddistingue e che io amo veramente tanto. Ho collaborato con una serie di situazioni anche qui in Basilicata, credo molto nella Basilicata e nella mia terra, e ogni qualvolta c'è la possibilità di poter ritornare io corro, ecco, senza riserve. Io sono molto legato alla mia terra perché questa realtà mi ha formato. Le donne che ho vestito, le prime donne che ho vestito qui, sono quelle che realmente hanno formato il mio stile e poi si è evoluto. Stiamo lavorando sul progetto di organizzare una piccola retrospettiva, quindi una sorta di mostra, di un contenitore che mostri il lavoro, il mio percorso che ho avuto, che si è sviluppato in questi anni. E mi piacerebbe questo progetto farlo partire, per quello stiamo lavorando molto, farlo partire da Potenza per poi portarlo nelle varie realtà dove mi hanno visto protagonista. Come dire, si riparte sempre da qui.